Giornata di festa d'Albino e onore per l'inaugurazione di nuove strutture scolastiche. All'Istituto Romero, grazie alla provincia, sono realtà la nuova palestra e nuove aule, mentre in Alta Valle Seriana, grazie ai fondi del PNRR e di Regione Lombardia, gli universitari avranno a disposizione un'aula digitale e, più piccoli, una nuova mensa. A Vertova sono stati comunicati alla cittadinanza i nuovi membri del CDA della Fondazione Cardinal Gusmini. Netto cambio rispetto all'ultimo mandato e ritorno al passato con i consiglieri già scelti nei mandati precedenti del sindaco Cagnoni. Si chiude domani ad Ardesio la quinta edizione di Sacre Scene, il festival cinematografico religioso che quest'anno parla di emigrazione. In mattinata un convegno dedicato ai bergamaschi all'estero. Buonasera a tutti i telespettatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con le notizie di Antenna 2. Apriamo dalla cronaca, intervento dei soccorsi nel pomeriggio a Tavernola. Due auto si sono scontrate poco dopo le 15 lungo la strada che porta a Parzanica. Nell'incidente sono state 3 le persone coinvolte. Areo ha inviato sul posto un'ambulanza dei volontari della Croce Blu di Lovere e dei volontari di Sarnico. I feriti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Soccorsi in azione lungo la strada statale 671 della Valle Seriana nella serata di venerdì. L'intervento è scattato poco prima delle 20:30 per un incidente nella zona del semaforo di Colzate. Si è trattato di un frontale tra due auto, 4 le persone coinvolte. Sul posto sono state inviate l'auto medica e 3 ambulanze del Corpo Volontari Presolana, della Croce Verde di Colzate e dei volontari di Selvino. I feriti sono stati trasportati in ospedale con codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone che hanno messo in sicurezza i veicoli e bonificato l'area compromessa. Proseguiamo con la cronaca. Lo scorso 16 ottobre i carabinieri della tenenza di Seriate durante un servizio di controllo del territorio hanno arrestato un 41enne pregiudicato ed originario del posto per il reato di evasione. Il soggetto, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, è stato sorpreso a sostare in una pubblica via, senza alcuna giustificazione e con 2 coltelli al seguito, ragion per cui è stato deferito anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'uomo era in compagnia di altri soggetti, a loro volta trovati in possesso di un modico quantitativo di cocaina e marijuana, violazioni per le quali sono stati segnalati alla prefettura di Bergamo. Nel corso della mattinata successiva l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto, applicando contestualmente le misure degli arresti domiciliari. E concludiamo la pagina della cronaca. Nel pomeriggio di venerdì, in occasione dell'inaugurazione della mostra Eccellenti in Val Brembana, i capolavori restaurati di Cugio e Mezzoldo, è stato restituito dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, per essere poi parte integrante della mostra stessa, lo scomparto di predella attribuita alla bottega dei Marinoni di Desenzano e raffigurante 4 apostoli, opera pittorica sottratta nel 1973 dall'abbazia di Sant'Egidio di Fontanella di Sotto il Monte. Lo scomparto di predella faceva parte del più ampio polittico di Sant'Egidio tra i santi, che fungeva un tempo da pala di un altare laterale della chiesa dell'abbazia di Sant'Egidio in Fontanella di Sotto il Monte. Le indagini condotte dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino con il coordinamento della Procura della Repubblica di Genova sono scaturite dalla segnalazione di un collezionista torinese che aveva acquistato il bene artistico su un noto sito di e-commerce. Resosi conto della possibile provenienza ecclesiastica, aveva immediatamente contattato i carabinieri di Torino. Cambiamo argomento, giornata di festa ad onore per l'inaugurazione della Casa Digitale per gli studenti più grandi e la nuova mensa per quelli più piccoli grazie ai fondi PNRR e di Regione Lombardia. Crescono intanto gli iscritti nella scuola con il record di 71 studenti. Questa oggi è una giornata importante per la nostra comunità. Inauguriamo infatti 2 opere pubbliche di una certa importanza. Una, la Casa Digitale, rivolta ai giovani e a tutti coloro che vogliono lavorare. Un punto di ritrovo, un punto aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, munito di 6 postazioni PC e un maxi schermo che serve per studiare, per lavorare e sarà accessibile tramite il riconoscimento della propria carta dei servizi.
mentre inauguriamo anche la mensa scolastica che appunto fornisce un servizio alla nostra scuola primaria di onore, in quanto abbiamo istituito il servizio di mensa scolastica nel lontano 2019, ma non avevamo proprio una struttura dedicata, e grazie al bando mensa del PNRR siamo riusciti a realizzare questa mensa dal valore di 250.000 euro. L'aumento del numero dei ragazzi, quindi da 45 a più di 70, è sintomo di come funzionino bene le cose ad onore. Sì, esatto, nel 2019 avevamo solo 45 alunni e i rischi di una chiusura della nostra scuola erano concreti. Grazie a delle scelte amministrative che hanno istituito la settimana corta, abbiamo messo il servizio mensa, e anche grazie alla professionalità delle nostre maestre siamo riusciti ad ampliare il numero degli iscritti nonostante il calo del numero delle nascite. Infatti siamo passati da 45 alunni, quest'anno ne abbiamo 71, che per noi è un record assoluto per la nostra scuola primaria, è un nuovo record. Michele Schiavi, in inaugurazione in casa innanzitutto, per due opere davvero importanti per questa realtà. Sì, un'inaugurazione in casa, uno dei lavori, dei progetti iniziati proprio quando ero sindaco del Comune di Onore, quindi diciamo una doppia emozione vedere arrivare alla fine dei progetti che a volte durano anche un po' più rispetto a quello che vorremmo. Due opere importanti all'interno di finanziamenti del PNRR, sia istruzione che cultura, ma soprattutto due opere che rispondono a delle esigenze della popolazione. La casa digitale nasce da un sondaggio che era stato rivolto ai giovani universitari del territorio da parte dell'associazione Family della Presolana, che aveva identificato tra le diverse esigenze proprio quella di avere un luogo, uno spazio dove poter studiare, lavorare, incontrarsi, confrontarsi senza limiti di orario a cui sono assoggettate ad esempio le biblioteche, quindi un luogo veramente importante di confronto da cui io mi auguro, insieme alla collaborazione con le aziende del territorio, oggi presentiamo la collaborazione con la ML Engraving, possa diventare un luogo di confronto importante. Poi la mensa in questi anni ha peregrinato in diversi spazi del paese, trova finalmente la sua destinazione attaccata alla scuola, un luogo moderno adatto ai bambini, che si apre sul parco giochi, quindi si apre su un luogo sempre dedicato ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, che sono sicuro quindi potranno anche magari studiare meglio proprio perché hanno a disposizione degli spazi migliori, più belli e più funzionali. La mensa scolastica è un modo per ridurre l'abbandono scolastico, cioè molte volte le mamme, soprattutto le mamme lavoratrici, hanno problemi a gestire la famiglia per i tempi, e quindi sapere che il proprio figlio è in una bella struttura dove può anche naturalmente pranzare, allungare il tempo che sta a scuola, dà delle opportunità lavorative alle famiglie e restringe la dispersione scolastica, che per fortuna al nord, soprattutto nei comuni non tanto grandi, è contenuta. La Lombardia, noi siamo quelli con meno abbandono scolastico in tutta Italia, quindi è importante la mensa scolastica anche per questo. E poi, come diceva il presidente della comunità montana, noi stiamo molto attenti a mantenere vive le scuole dei comuni montani, dei comuni dell'entroterra. In Italia ce ne sono tanti, perché laddove si spegne una scuola c'è lo spopolamento. Ci spostiamo ora ad Albino, inaugurata la nuova palestra, le nuove aule dell'Istituto Oscar Romero, con un investimento da parte della provincia di quasi 6 milioni di euro. Ce ne parla Matteo Beltrami. Nel suo intervento abbiamo visto grande emozione in questa giornata, direi anche comprensibilmente un percorso lungo, un investimento importante e, come si è detto, tanta perseveranza. Sì, assolutamente, per arrivare alla realizzazione di un'opera di questo tipo ci vuole davvero tanta energia, tanto impegno da parte di diversi soggetti, come dicevo prima, in primis la provincia e il comune di Albino, che sono riusciti a trovare un accordo e a superare tutte le insidie, chiamiamole anche così, burocratiche, che insomma hanno reso non semplice il percorso, ma ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti, e quindi è davvero con una grande soddisfazione che oggi possiamo consegnare alla nostra comunità, ai nostri ragazzi, ma a tutta la valle, questa struttura così davvero importante, che qualcuno prima ha definito un gioiello, ma credo davvero con una definizione che possa essere pertinente.
un gioiello che è anche la scuola, appunto, che lei dirige, un istituto che ha numeri altissimi, sempre più importanti, ed è sempre più un punto di riferimento anche per la nostra Valseriana dal punto di vista dell'istruzione. Assolutamente sì, noi abbiamo 65 classi, negli ultimi 10 anni sono aumentate 20 classi e anche gli indirizzi, abbiamo un'offerta molto ricca con 7 indirizzi, 1400 studenti. La scuola è una scuola dinamica, sempre alla ricerca di progetti e di attività e di occasioni per i ragazzi, di esperienze che siano all'altezza dei tempi, anzi guardino al futuro. Come abbiamo detto prima, anche il livello di internazionalizzazione per esempio della nostra scuola è molto alto, con tanti progetti, con circa una decina di paesi europei attualmente. E il fatto di essere appunto sempre attenti e di offrire sempre come dire, progetti e occasioni diverse è apprezzato dalle famiglie, dal territorio, che quindi scrivono, queste famiglie scrivono i loro ragazzi alla nostra scuola e ne riconoscono il valore. Sì, oggi è un momento veramente importante, come è stato detto a volte i sogni si realizzano e qui ad Albino abbiamo realizzato questa importante struttura su un terreno di 10.000 metri quadri messi a disposizione dall'amministrazione comunale di Albino. È una struttura altamente efficientata, con bassi consumi, quindi nel rispetto dell'ambiente, che sarà a disposizione dei nostri giovani studenti dell'Istituto Romero per l'attività didattica, ma non solo, perché la provincia di Bergamo insieme all'amministrazione comunale di Albino, grazie a un'apposita convenzione, metterà a disposizione questa struttura di tutto il territorio di Albino per le associazioni sportive, proprio per svolgere anche le attività ludiche e extrascolastiche. Noi siamo veramente soddisfatti come rappresentanti della provincia, perché nonostante le difficoltà che hanno colpito l'ente provincia negli ultimi anni, sia in termini di personale che di risorse, siamo riusciti a stanziare importanti somme qui ad Albino. Stiamo parlando di 6 milioni di euro tra la palestra e la costruzione di una nuova ala, 9 nuove aule messe a disposizione dell'istituto per garantire migliori spazi scolastici ai nostri studenti. E quindi l'istruzione che si amplia, anche la proposta della provincia e l'impegno della provincia per quanto riguarda l'istruzione. L'impegno della provincia è costante, tanto è vero quest'anno organizzeremo per la seconda volta, la seconda edizione della Fiera dell'Orientamento, un momento importante dove le scuole bergamasche secondarie avranno modo di mettersi in evidenza alla Fiera di Bergamo e far conoscere la propria proposta formativa, che ricordo è una delle più gettonate della regione Lombardia. Ci spostiamo a Vertova. Durante l'ultimo consiglio comunale sono state comunicate alla cittadinanza i nuovi membri della CDA della Fondazione Cardinal Gusmini. Netto cambio rispetto all'ultimo mandato e ritorno al passato con i consiglieri già scelti in passato dal sindaco Cagnoni. Si tratta di Stefano Testa e Giovanni Baronchelli, Silvana Messina e Luigi Rapetti. Per le minoranze scelta Cristina Bonfanti. Io ho fatto una relazione lunghissima che poi ho messo anche agli atti, perché ho incontrato, ovviamente prima di arrivare a questa decisione, ho incontrato formalmente un po' tutte le parti in causa, i cosiddetti attori della fondazione, perché quello che era parso abbastanza evidente sia prima delle elezioni che ancora dopo, che mancava un clima di distensione, quindi non c'era un clima sereno. La stessa presenza di così tanta gente in consiglio comunale dimostrava che ovviamente questa serenità mancava. Quindi ho incontrato il presidente del consiglio di amministrazione, ho incontrato tutto il resto del consiglio di amministrazione, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il rappresentante dell'RSU del personale, il rappresentante degli ospiti e dei parenti e dei volontari della casa di riposo, così come il rappresentante dell'associazione Hospice. Quindi ho incontrato tutte queste persone, ho raccolto un po' di materiale, di documentazione, anche per quanto riguardava i bilanci e tutti gli altri dati, e poi alla luce di tutto questo ho fatto una lunghissima relazione nel motivare poi quali fossero le ragioni per i quali, a nostro parere, ringraziando ovviamente per il lavoro fatto chi aveva
ha preceduto, ma a nostro parere era necessario su alcune situazioni riproporre i vecchi amministratori, quindi non questi dell'ultima ma quelli della passata, in quanto avevano lavorato bene. Questo non significa chi ha lavorato in questi 5 anni l'ha fatto sicuramente con impegno, ha portato ed ha avuto sicuramente dei risultati, però quello che abbiamo ritenuto che è mancato e l'abbiamo rivisto e riverificato, è mancato un clima di serenità tra tutti gli attori, tra tutte le parti, che è fondamentale in una fondazione onlus come questa per il territorio, per gli ospiti e per ovviamente i servizi che devono essere forniti al territorio. Gli auguri che ho fatto e che rifaccio però ovviamente a tutti, a questi ai presenti, che ripristino questo clima, che lavorino, perché avranno tanto tanto da fare. Ci sono in corso anche i lavori del 110% che sono appena partiti, ci saranno quindi dei disagi che dovranno subire sicuramente ospiti e personale, perché ci sono già i ponteggi in corso e dovendo realizzare questi lavori nell'arco di un anno, e si parla di più di 10 milioni, di 13 milioni di lavori, ovviamente i disagi ci saranno sicuramente. Toccherà al nuovo Consiglio cercare di ridurli al minimo e anche al personale ovviamente cercare di essere il più collaborativo possibile affinché questo possa avvenire e, ripeto, in quel clima di serenità che comunque è e sarà necessario. Anche perché è un'eccellenza del territorio la vostra fondazione. Sì, questo l'abbiamo detto, l'avevamo detto qualcuno, ma un po' criticato, perché ritenendo che avevo scritto nel nostro programma elettorale che uno dei fini del programma sarà quello di far tornare la casa di riposo ad essere il fiore all'occhiello dell'intera comunità. Riteniamo che sia sempre stato un fiore all'occhiello. A nostro parere, ovviamente chi mi ha preceduto sostiene di no, c'era stato un po' di decadimento, ritengo che abbiano lavorato tutti nell'interesse della casa di riposo, abbiano fatto tutti del loro meglio e quello non voglio criticarlo, ma a nostro parere, quali fossero le ragioni che ci possano essere state, c'era stato un po' di decadimento. Alla luce di quello riteniamo che questo debba tornarci, c'è la volontà di farlo, l'impegno sicuramente ci sarà, chi è nominato avrà un compito sicuramente molto arduo, ma questo deve essere la volontà e questo deve ritornare ad esserlo. Vertova, ma tutta la Valle Seriana, perché questa è una fondazione che sviluppa più di 10 milioni di giro d'affari con tantissimi servizi sul territorio, servizi che non vanno solo ovviamente ai vertovesi, ma vanno soprattutto a tutta la Val Seriana e le dico a volte anche fuori dalla valle. Voltiamo pagina, si chiude domani ad Ardesio la quinta edizione del Festival Cinematografico Sacre Scene. Quest'anno mette a tema l'emigrazione. In mattinata un convegno dedicato ai bergamaschi all'estero. Un convegno dedicato all'emigrazione all'interno di Sacre Scene. Ecco, qual è il ruolo dell'immigrazione oggi? Allora, questo convegno è importante e ringrazio gli organizzatori di Sacre Scene per averci dato l'opportunità ed essere stati coinvolti. Noi abbiamo organizzato questa giornata di ricordo della nostra emigrazione, ma in particolare perché il 2024 è l'anno del turismo delle radici. E quindi noi presenteremo le statistiche per quanto riguarda gli emigranti all'estero, sia nazionali, regionali che provinciali. Presenteremo alcune problematiche che hanno i nostri emigranti, parleremo della legge sul voto all'estero, quindi un coinvolgimento a 360 gradi dei nostri emigranti, ma soprattutto avremo anche dei collegamenti con i vari emigranti all'estero, avremo un collegamento con Botuvera in Brasile, con la Svizzera, con la Francia. Io credo che sia importante far sì che i nostri emigranti non vengano assolutamente dimenticati, perché alla collettività hanno dato molto. E parla la storia qua ad Ardesio e in Valle Seriana. Beh, Ardesio è una delle valli che sicuramente ha dato molto. Noi tra l'altro presenteremo alcune fotografie di alcuni emigranti che per motivi di caratteristiche hanno portato all'estero loro i boscaioli, il Poyac che faceva la carbonella, che è servita anche all'esercito svizzero, tutte storie da raccontare, il Luigi Le Berger che era di Piario. E, insomma, tante opportunità. Le valli sono le zone che hanno dato più materiale umano all'emigrazione, ma sono anche quelle zone che, a proposito di turismo delle radici, necessitano di far sì che la gente ritorni,
perché tornando a visitare le loro origini, le loro radici, portano reddito, perché in quel momento sono turisti e quindi dobbiamo fare tutti, non solo l'ente bergamaschi nel mondo, ma anche le amministrazioni pubbliche, le associazioni di categoria imprenditoriali dovrebbero investire per far sì che questi 80 milioni, io li chiamo italici, che sono di seconda, terza, quarta generazione, ma 1 milione di bergamaschi, quindi abbiamo una seconda provincia all'estero, deve essere coinvolta e tornare sul territorio. Quinta edizione di Sacre Scene, che si è aperta, quindi il venerdì com'è andata? Ma è andata molto bene, la inaugurazione del festival appunto ha visto anche una buona partecipazione e soprattutto ci ha permesso appunto di far partire questi 3 giorni di proiezioni di tutti i film che sono arrivati al concorso. Quindi ricordo sempre che 8 film su 20 sono di livello internazionale, nel senso che vengono da paesi esteri, e questo ci permette appunto di partire bene con questa avventura di questa quinta edizione. Qualche presenza importante? Cominciano ad arrivare i registi e quindi questo è un elemento molto importante per noi, perché la presenza dei registi ci permette appunto di intanto di stabilire dei contatti, ma soprattutto poi di entrare nel vivo dell'arte cinematografica e capire quali sono anche le loro prospettive in un settore molto anche frastagliato, ma che permette comunque per chi ha inventiva e possibilità di poter appunto realizzare delle opere molto, molto importanti, molto interessanti. Qual è il programma del giorno finale? Domani nel pomeriggio c'è una bella visita guidata al santuario, ovviamente gratuita, e al santuario della Grazia di Ardesio, e poi si passa alle proiezioni, un concerto finale e poi le premiazioni, quindi di questa edizione è così importante, che è la quinta edizione, quindi che ci permetterà appunto di fare anche delle valutazioni sul percorso fatto fino oggi da questo nostro festival. Ci spostiamo a Fino del Monte, dove è stata inaugurata nel pomeriggio una nuova mostra A Casa Matteo, aperta fino al 30 novembre, il Novecento italiano, con diversi pittori di spicco del Novecento. Buonasera, Franca Pezzoli, Casa Matteo, la nuova sede Fino del Monte. E questa apertura di questa mostra che è stata fatta oggi, mostra del Novecento, è una mostra che ha richiesto tanto sforzo per raggruppare queste opere, opere che rappresentano il Novecento italiano. Ci sono artisti del cuore che ho conosciuto personalmente e artisti che, ahimè, non ho conosciuto perché o non c'erano già più oppure per vari motivi. È una mostra che parla di quello che è la pittura italiana, perché quando si è formato il gruppo del Novecento è stato creato da Funi, da Sironi e da altri, ma per far conoscere la pittura italiana e riportarla a quello che era la bella pittura italiana. Niente, qui dietro c'è questo bellissimo quadro di Rognoni che ha scritto una lettera a una sconosciuta con tanto di francobollo. E ci sono tante cose importanti, inedite, anche dei bei pezzi di Longaretti, poi ci sono come Funi, ci sono maestri che non sono stati elencati nell'invito, ma che ho voluto presentare ugualmente come Cascella. Niente, la mostra dura fino al 30 di novembre, chi avrà piacere di venire, la porta è sempre aperta, io oggi ho una valida aiutante, la mia nipotina. Lo spazio rimane aperto anche la domenica, perché la chiusura è il martedì e mercoledì. Perciò abbiamo gli orari dalle 10 alle 12.30, dalle 16 alle 19.30, tutti i giorni, escluso martedì e mercoledì. Passiamo allo sport, serata di festa nel Museo delle Maglie di Beppe Rota a Sovere. Si è parlato di Atalanta con tanti ospiti del passato e la nuova canzone Il Bacio della Dea. Beppe Rota, un'altra festa si è conclusa? Quindi adesso che si sono spente le luci, possiamo dire, e i microfoni, com'è andata? Direi benissimo, è stata una marea di gente, un clima bello, bello, bello tosto, tantissimi personaggi che ho conosciuto nel tempo, è sempre un piacere portarli nella Casa Museo Giardino delle Maglie. Devo salutare Luigino Pasciullo e Mazzoleni e Marco Sgro, il tenore Clara Mondonico, di tutto e di più, c'erano i campioni italiani di braccio di ferro, per cui tanta roba. Quindi tanti ospiti, in particolare momenti anche emozionanti.
Ma sì, da Beppe ci si emoziona sempre, sono quelle feste che ci fanno star bene. Arrivare nella Casa Museo Giardino delle Maglie è come quando riviviamo i momenti belli dell'albero degli zoccoli, quelle persone di una volta, quelle persone che hanno voglia di stare insieme, pacche sulle spalle, foto di tutto e di più. Adesso vanno di moda i telefonini, ma lì ci sono ancora le telecamere, quelle vere. Per cui, ragazzi, dovete tornare presto perché ci sono prossimamente altri eventi. Tornerà il 9 novembre il grandissimo Alberto Covro, ma è una tradizione che una volta all'anno rinnoviamo appunto questa amicizia. E poi arriverà anche Fulvio Collovati, parliamo anche di Simone Inzaghi, ma non solo calcio, per cui rimanete sintonizzati su questi schermi. E c'era anche la Coppa protagonista. Non dobbiamo dimenticare questa coppa che sta girando un po' tutti i paesi, ormai è diventata una tradizione, una coppa alta più di 3 metri. Quando mai l'Atalanta vincerà la coppa? Siamo messi ancora bene, però magari passeranno ancora un po' di anni. Questa coppa è emozionante, addirittura c'era un tempaccio incredibile, però sembrava neve, c'è quell'atmosfera che nel cielo ci proteggeva tutti, per cui la coppa in quel di sopra, la Casa Museo, il Giardino delle Maglie, penso che anche sarà un'altra pagina della storia, ecco, diciamo così. Un'amicizia, quella con Gianni Drudi, che si è ripetuta, visto che era già stato ospite da te, è nato questo inno, come si chiama e come è fatto? Assolutamente sì, il Bacio della Dea, un inno dedicato ai cuori nero-azzurri, l'ho scritto in una nottata, l'ho girato a Gianni e col DJ Nell l'hanno musicato, è stato un successo e sicuramente se questo inno squilla sulle casse del Gavi Stadium farà successo e l'Atalanta in ogni partita casalinga riuscirà a bissare il successo, per cui forza Atalanta sempre e il Bacio della Dea, tanta roba a voi. La favola della Dea ha illuminato la platea, nelle strade a festeggiare, suoni di clacson a rimbombare. A Bergamo in città alta si canta solo Atalanta. Il bacio della Dea ti fa stare in apnea. Il bacio della Dea come alta marea. Ti senti nella pancia qualcosa che rimbalza come una salea. Il bacio della Dea. Veniamo ai programmi della serata su Antenna 2. Alle 20.05 caccia e dintorni. Alle 21.10 la rubrica Il Rotocalco. Alle 21.45 Mane Nobiscum, alle 22.05 la rubrica Salus TV, alle 22.30 la seconda edizione del TG, alle 23.15 Pianeta Salute 2.0, alle 23.40 Sport e Tempo Libero, a 00.10 Musa TV e a 00.30 la terza edizione del TG di Antenna 2. E concludiamo con l'almanacco del giorno, domani domenica 20 ottobre. Il sole sorge alle 7.40 e tramonta alle 18.30. La luna in fase calante sorge alle 19.58 e tramonta alle 13.03 di lunedì. La chiesa ricorda San Irene. E con questo è tutto. Dopo il TG andranno in onda le previsioni del tempo a cura di Matteo Lacavalla. A tutti voi una buona serata e una buona domenica.